La storia di Michelle, che è quella ragazza brasiliana che avvertì a quanto pare il premier che Ruby era finita in questura in quella ormai famosa notte di maggio e che insomma ha qualcosa da dire anche che non piacerà alla giovane marocchina. L'ha aggiunta il nostro inviato. Non lo so anche cosa dire perché non faccio parte della città di sexo. Faccio Architetti, parte di una dentisti, città giornalisti, uno scrittore e normale un di pittore, musica, di Sandro montagne, di Frisullo, l'ex sesso, assessore amore, d'Alemiano della Puglia, relazioni coinvolto intime, nell'affare D'Addario, due calciatori sesso, famosi che hanno giocato nel Milan e nell'Inter, qualche lavori, poliziotto, forse un finanziere, chi gente lavora che gira a accanto, Cortina e Monte Carlo, poi nomi come Alessandra, amica Troia o Edita, piccolina Troia. La rubrica proprio telefonica di Michelle Oliveira dos quando Santos, 32 sento, anni, brasiliana di Rio, la vedo donna che con Nicole Minetti il telegiornali, 27 maggio va in serie questura a sulla prendere Ruby e la Repubblica. porta a casa sua ai Navigli, è lo specchio Camerini, più fedele di questa Milano, non più da bere né Tangentopoli, casomai Bunga Bunga City. Michelle chiamava direttamente Berlusconi, l'ha fatto anche la sera di Ruby. È stata lei ad avvertire il premier, che era riunito a Parigi, dei guai in questura della giovane marocchina. È stata interrogata per 3 ore una settimana fa, nega di prostituirsi, cosa di cui invece sono convinti i magistrati sulla base di intercettazioni e testimonianze. lavoro, sono un'indossatrice. Ho delle amicizie, o quando sono a qualche cena o qualche evento, cioè ho della moda, si conosce delle persone. Tra le persone conosciute io vedo varie telefonate, ovviamente quella che colpisce di più è Papi Silvio Berlusconi, è casa Roma Silvio. Lei chiamava direttamente Berlusconi, a casa e sul cellulare. Allora, io Silvio ho conosciuto. Dico, non è un amico mio intimo perché lo conosco come un politico. Ha conosciuto Darkore. Sì, l'ho conosciuto da Arcore un po' di anni fa. Ha letto di queste feste, ragazze mezze nude, No, i Bunga Bunga, c'era il Bunga Bunga, io c'era di mai. Bunga Bunga, quello che lo so tramite i giornali. Lì c'era normale che si parlava della politica, che si parlava dello Stato. Normale, niente di ragazzi, cena veramente normale. Poi l'altra cosa che non posso non chiedere, ci sono vari nomi, ho scritto vicino Troia, Putana e uno è Ruby Troia. Ruby è stata in questa casa, peraltro, il giorno in cui è stata liberata, no? Io l'ho cacciata via di casa perché aveva dei motivi privati, cioè lo comportamento di lei dentro di casa mia non era adeguato. Per me era. Cioè perché quello era il suo mestiere. Sì, anche se lei nega. Politicamente il suo cuore batte per Berlusconi, vero? Io ho fiducia in lui come un politico. E Vedo. sentimentalmente? Sentimentalmente niente, cioè lo vedo un presidente che non è un amico intimo mio, lo vedo come un capo di Stato. Giusto, vedo tutta questa cosa come posso dire, per fare fuori lui del governo.